Sono antipatico perché vinco, non è un problema mio. Questa è una celebre frase, no, di Antonio Conte. Perdonate l'outfit, ma sono appena tornato dalla palestra e quindi prima di fare la doccia ho deciso di registrare questo video anche perché ci sono delle novità. Il titolo è Conte e Di Maria, no? Sono due argomenti di oggi, oltre al Pogmentary di cui abbiamo già parlato. Vi ho lasciato la recensione con tanto di spoiler qui sopra sul canale, non so se l'avete visto oppure no, nel caso ve lo lascio ancora una volta qui nelle schede, potrete andare a verificare anche se abbiamo avuto le stesse impressioni guardando il documentario. Vi dico subito una cosa, mi è piaciuto soprattutto, anzi mi piace sempre più, questa rottura della quarta parete, e cioè i calciatori che finalmente si mostrano anche fuori dal campo, fanno vedere che sono comunque persone come tutte le altre, dimostrano di avere una vita comune come tutti noi esseri umani. Noi siamo abituati a vederli solo sui social, solo sul campo da calcio, invece c'è anche altro oltre, sono persone esattamente come noi. Pogba è un ragazzo esattamente come me, abbiamo circa la stessa età, e quindi bello, è una cosa che mi piace sempre di più. Perché Antonio Conte? Io partirei da questa, che è la notizia un po' più buttata lì. Si era parlato oggi di un eventuale ritorno di Antonio Conte alla Juventus in caso di addio di Allegri, ma io, ragazzi, continuo a rimanere dell'idea che Allegri sarà allenatore della Juve l'anno prossimo. Ma da quando ho portato qua Fabiana Della Valle, ormai un paio di mesi fa, forse 40 giorni, 50 giorni fa, e ci ha detto tutto confermato, Massimiliano Allegri sarà ancora allenatore della Juventus, la Juventus ha deciso di andare avanti con Massimiliano Allegri e per un altro anno almeno questa sarà la struttura societaria e appunto la struttura tecnica della Juve. Io gli mi sono messo il cuore in pace, anche perché un conto sono le opinioni, che giusto, ognuno di noi ha diritto ad avere un'opinione, una presa di posizione anche sul lavoro che ha svolto Massimiliano Allegri, non solo nell'ultimo anno della Juventus, ma nel complesso. Però poi un conto sono le decisioni societarie, che lì ci puoi far poco. Non è che se un giornalista ti riporta che Allegri sarà allenatore della Juventus, allora quel giornalista vuole Allegri sulla panchina della Juve. Sono due cose diverse. È una cosa che ci tengo sempre a sottolineare, perché poi mi trovo nei commenti persone che dicono «No, ma perché quel giornalista ha detto così?» Perché la Juventus ha deciso così. Sono due cose diverse e separate. E sapete che c'era stato un po' di casino in questi giorni col PSG, con Campos, queste tiritere, queste chiacchierate, ma anche ieri Romeo Agresti, sto dicendo ancora Allegri, Romeo Agresti ci ha dato conferme sul fronte Allegri, cioè si sono incontrati per caso, la Juventus non ha intenzione di far andare via Allegri, magari c'è un po' di malcontento legato al mercato, sì, ci può stare, non c'è problema. E lo stesso Romeo Agresti oggi ha alimentato, no, questa voce inerente a Conte, senza dire effettivamente che Conte arriverà alla Juve, però dicendo una cosa che sinceramente mi ha stupito, perché non avrei mai immaginato una cosa di questo tipo. Romeo qualcosa dice, che i rapporti tra Conte e la Juventus non è che sono buoni, sono ottimi, ottimi. E quindi si lascia intendere con la parte dirigenziale della Juve e quindi anche con quella presidenziale legata ad Andrea Agnelli. Non ci avrei scommesso un euro, ve lo devo dire sinceramente, per quella che è stata l'addio, no, di Conte, per quella che è stata la scelta di Conte di andare all'Inter, per quella che è stata anche la diatriba proprio tra Conte e Agnelli al ritorno allo stadium di Antonio Conte. Purtroppo Conte è tornato ad avversare lo stadium sempre solo con lo stadio vuoto per via della pandemia. Questa è una delle cose che mi dispiace di più in assoluto di quel biennio di Conte all'Inter, perché sarebbe stato bello vedere la bolgia dello stadium lottare contro Antonio Conte da rivale. Invece questa è una cosa che purtroppo non abbiamo mai vissuto. E quel dito medio nei confronti di Agnelli, con Agnelli che rispondeva. Quindi questa cosa mi stupisce abbastanza, non avrei mai pensato a una roba del genere. Ma da qui, anche se i rapporti sono buoni, a dire che Conte potrebbe tornare a Juve al posto di Allegri, ragazzi, secondo me di acqua sotto i ponti ce ne passa tantissimo, anche perché il Tottenham comunque oggi ha concluso il suo terzo acquisto, sta lavorando Paratici proprio per garantire a Conte una squadra super competitiva. Sappiamo che c'è anche questo interesse per Lautaro Martinez dell'Inter, anche se Marotta vuol cercare di provare a fare il super tridente con Dybala Lukaku. Quindi sono cose differenti, sono tutte voci, sono interessamenti, anche perché anche oggi col documentario di Pogba Mino Raiola ci ha fatto capire che le cose che escano sui giornali magari escono perché sono voci, sono chiacchiere, poi però L'85% lui dice sono puttanate. Io aggiungo, magari non sono puttanate, ma sono cose che non si concretizzano semplicemente. Credo che anche il rinnovo di Pogba, il discorso legato al rinnovo di Pogba, debba fare scuola. Ed è per con la Juventus debba fare scuola. Infatti è per quello che io su Pogba vi dico sì, sono positivo, nel senso che mi aspetto davvero un arrivo di Pogba alla Juventus a breve, ma fino a che non c'è il comunicato ufficiale, proprio perché secondo me è giusto imparare nel percorso di quello che accade.
non sono sereno al 100%, lo sono al 99%, lascio sempre quell'1% di possibilità che poi possa saltare, perché non c'è una firma, non c'è un annuncio, non ci sono state le visite mediche, non c'è stato niente. Ho visto troppe trattative date per fatte, poi saltate, e non metto in dubbio che i giornalisti potessero avere delle informazioni sbagliate, magari quelle erano informazioni veritiere, ma in quel giorno lì. Da qui a completare il tutto ce ne passa, e quel ce ne passa è la firma, e quell'1% rimanente è la firma. Quindi io dico, le voci magari ci possono essere state, le chiacchiere ci possono essere, le idee ci possono stare. Poi sono dell'idea invece che l'ufficialità della prossima stagione sarà ancora Massimiliano Allegri, che dicevamo prima, magari un po' scontento al mercato, abbiamo fatto anche un video l'altro giorno per parlarne. Sì, probabilmente sì. Perché? Perché probabilmente giunto a questo punto si aspettava di essere un po' più avanti nella creazione della squadra, anche solo senza l'ufficialità, perché poi Allegri dentro la Juve sa esattamente quello che sta succedendo, ma ad avere più risposte dai calciatori almeno svincolati, anche perché ragazzi io adesso vi dico questa, se penso ai calciomercato del passato, i giocatori a parametro zero, beh, avevamo delle ufficialità ben prima di questi momenti qua, ma non solo per la Juve, sto ragionando un po' sull'ambito dei parametri zero in generale da qualche anno a questa parte. Prima avevamo delle ufficialità, mi viene in mente De Vrij che gioca contro l'Inter, no? L'ultima partita, Lazio-Inter, chi va in Champions, è proprio l'errore di De Vrij fa andare all'Inter. C'era ancora il campionato in gioco, ma questo è solo un esempio, un classico che mi è venuto in mente così, ma ce ne sono stati tanti altri, anche quando dal Borussia Dortmund passavano al Bayern Monaco, mi viene in mente forse Götze, non mi ricordo se Götze o Hummels, c'era stato un po' di chiacchiericcio, ci sono sempre stati, durante il campionato i parametri zero, possono firmare da gennaio, tac. Allora ben prima di metà giugno, fine giugno, inizio luglio, avevano delle certezze. E Di Maria è uno di quelli che sta ballando lato Juventus, perché la Juventus è concentrata su due parametri zero, Di Maria e Pogba. E se Pogba sembra, ribadisco sempre, sembra già chiuso e messo da parte, ecco che su Di Maria invece c'è sempre stato questo chiacchiericcio, questa roba, poi in giro, e sembrava essere veramente molto lontano. Invece ieri, già ieri notte, Gianluca Di Marzio aveva iniziato a dire attenzione, che la Juventus e Di Maria si sono riavvicinate. Oggi ho iniziato a vedere Nico Schira, ho iniziato a vedere Giovanni Albanese che parlavano di questa cosa, fino ad arrivare a 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, dove anche Romeo Agresti si è sbilanciato. E Romeo ha sempre detto, io dubito che ci sia stata una sorta di giorno di deadline che la Juventus ha dato a Di Maria dicendogli se non mi dai risposta entro questo giorno è un disastro. E invece adesso Romeo cambia versione, quando Romeo cambia versione significa che ha avuto delle indicazioni che vanno proprio di là, e cioè la Juventus entro il weekend, quindi oggi è venerdì, domani è sabato, poi c'è domenica, entro lunedì in teoria dovremmo sapere se sì o no Di Maria, quindi entro lunedì Di Maria potrebbe essere un calciatore della Juventus, così come potrebbe uscire completamente dai radar. Questa è una notizia che in realtà era già stata diffusa, se ricordate, un paio di settimane fa si parlava addirittura della stessa cosa durante la finalissima. Poi si è sciolto tutto in una bolla di sapone. Ecco, penso che sia arrivato il momento giusto per Di Maria per confermare o meno la sua volontà di arrivare alla Juventus oppure no. Anche perché, ragazzi, settimana prossima entriamo davvero verso gli ultimi 10 giorni di giugno. Fra 2 settimane e mezzo c'è il ritiro. E quindi i giocatori dovranno almeno sapere se dovranno presentarsi al ritiro della Juve oppure no. Cioè mi sembra il minimo indispensabile, mi sembra una cosa anche banale, scontata da dire. Quindi potremmo finalmente avere la conclusione. E badate bene, quando un po' di giornalisti vanno in una direzione ma altri vanno nell'altra, io rimango sempre un po' lì così. Quando vedo che invece tutti i giornalisti maggiori vanno in quella direzione, per quanto mi riguarda, questo è il mio modo di analizzare le notizie, allora significa che qualcosa si sta davvero muovendo in quella direzione, perché le fonti vanno a intrecciarsi e vanno a dare tutte la stessa risposta. Quindi voglio crederci, questa volta voglio essere positivo, non tanto per il sì di Di Maria, quanto più che darà una risposta. Banalmente ha stancato tutti, no? Questa situazione. Io sono stanco, voi siete stanchi, infatti tante volte di Di Maria nei video non parliamo neanche più, perché che cosa dici che non c'è niente da dire? Questa volta ne parliamo, entro lunedì dovremo sapere se sì o no. Tra l'altro oggi ultimo giorno che aveva l'Atalanta per riscattare Demiral alle condizioni che erano state buttate giù l'estate scorsa quando è stato perfezionato il trasferimento proprio a Bergamo. A quanto pare l'Atalanta non riscatterà a 25 milioni Demiral, che dovrebbe tornare quindi alla Juventus, a meno che non cambi qualcosa nelle prossime ore quando il video è già fuori, per poi essere rimesso sul mercato. L'Atalanta avrebbe chiesto uno sconto alla Juve, la Juve non sarebbe proprio disposta a fare questa cosa, quindi
Per il momento, a un quarto alle 6 dovrebbe andare così. Poi magari cambierà qualcosa nelle prossime ore e miglioreremo, perfezioneremo il tiro nel video di domani. Ragazzi, vi lascio, buon venerdì sera. Doppio video oggi, quello del Pogmentary e questo qua con la notizia di Conte che, vabbè, io ve l'ho messa perché Twitter oggi pomeriggio, ragazzi, era letteralmente esploso di fronte al nome di Antonio Conte, semplicemente per un... Sì, rapporti sono ottimi, che sì, che mi stupisce, mi sorprende, però da qui a costruirci un discorso di mercato mi sembra un po' assurdo. La notizia invece concreta, cicciosa, è quella inerente a Angel Di Maria. Oh, finalmente si sta per chiudere e io a questo punto spero che possa essere un sì, anche perché, come diceva ieri Romeo, Gabriel Jesus, che era un nome che era circolato, sì, ma poi abbandonato anche da chi l'aveva messo in giro, non sembra essere un nome percorribile. Peccato, perché mi sembrava davvero il nome perfetto per la Juve, avevamo fatto un video dedicato.